Ciao, nel video di oggi vi volevo far vedere il mega shopping fatto da Primark nei giorni scorsi. Con Marco ci siamo imbarcati, nei giorni scorsi siamo andati a Firenze, al centro commerciale Gildi, facendo 3 ore e mezza di macchina, perché io volevo andare da Primark, santo uomo, e appunto ho fatto un pochino di shopping. Vi faccio vedere quello che ho acquistato. Iniziamo. Allora, iniziamo pescando random. La cosa più ingombrante è questa qui. Questa qui, che è praticamente un cuscino di Harry Potter con i simboli di qua, delle quattro case, e dietro è fatto con lo stesso modo, col simbolo dorato, mentre davanti è nero. Mi è piaciuto subito, l'ho preso, e questo costava 8 euro. Quindi adesso togliamo anche l'etichetta, via, e lo metteremo sul divano. Andiamo avanti. Poi da Primark c'era tutta una collezione dedicata appunto ad Harry Potter, e ci sono anche alcuni prodotti dedicati alla Disney. C'erano fatte delle scarpe con sul retro le orecchie tipo di topolino, erano tutte glitterate nere. Le ho provate, però non mi piacciono particolarmente perché erano forse troppo alte, e poi c'erano anche altri prodotti, però appunto io ho provato solo le scarpe perché era l'unica cosa che mi attirasse un pochino di più. Andiamo avanti. Ho comprato un pigiama nuovo per l'estate, perché con quello sta arrivando l'estate, avevo pigiama un pochino vecchiotti, quindi ho deciso di dare una svecchiata. Quindi ho preso, dov'è la davanti? Questo è davanti. Ho preso questi pantaloncini così. Questi costavano 3 euro e hanno tutti i fenicotteri rosa, eccoli, e i pallini molto carini, molto, molto estivi, appunto presi appunto per l'estate. Poi sopra, in abbinata, ho preso la loro magliettina, questa qui, una semplice canottierina con dietro questo dettaglio in pizzetto, per modo di dire pizzo, e l'ho pagata anche questa 3 euro. Devo cambiare in borsa la sacchettina del, diciamo, necessaire per le emergenze, in cui tengo magari le pasticche per mal di testa, lo spazzolino, qualche cerottino e via dicendo, e ho preso questa qui. Questa non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma credo 1 euro, 2 euro, una cosa del genere. Carina, compatta, anche però capiente, e quindi appunto l'ho presa. Borse, ho poi preso due borse, una gialla e una bianca. È dall'anno scorso che ero in fissa con le borse appunto gialle. Ne avevo presa una da Coin, ma mi si è rovinata pressoché subito. Si sta staccando, perché ancora non l'ho buttata, l'aggancio della tracolla alla borsa, e quindi ho deciso di comprarne una nuova. Ho preso questa gialla, che ha appunto la particolarità di avere l'impugnatura fatta ad anello, e volendo si può portare anche così, quindi un pochino particolare, e ha anche la sua classica tracollina gialla. È molto carina perché appunto è particolare, ha questa forma un po' a bauletto, chiamano così, probabilmente, non lo so, non è questo il nome di questa forma, lo so benissimo. All'interno è molto capiente perché comunque è molto ampio, anche lo spessore è molto ampio, e ha in più la cerniera per la taschina, per metterci, che so, i fazzoletti, un rossettino, le prime, diciamo, cose piccoline. E questa mi è piaciuta molto e l'ho pagata 10 euro. L'altra che ho comprato è questa qui. Questa ha la particolarità di avere l'impugnatura fatta così, quindi va portata così, quindi non è la classica pochette, la classica clutch piccolina con la maniglietta chouchoué, bonton, diciamo, ma questa le iscrizioni di Marta, questa impugnatura particolare. Al suo interno ha anche la tracolla normale, come quell'altra è abbastanza capiente, cioè tra portafoglio, cellulare, fazzoletti, nient'altro, chiave della macchina forse, e ha la
la taschina con la lampina, con la zipper. E ha la tracolla così di metallo. Questa invece l'ho pagata anche questa 10 euro. Poi una gonna. Questa più che altro l'ho immaginata per il periodo invernale, con gli stivali bianco, quelli che arrivano al ginocchio. È una gonna a portafoglio, ha il fondo fatto con queste balzette e si chiude in modo tale che anche se la balza, quella davanti, si dovesse un pochino aprire, non si vede niente, e quindi l'ho presa anche per questo motivo. E poi ha queste due cinghiette, cioè questa cinghietta che si va a chiudere e fa un fiocchetto con quest'altra che si vede appunto così. È molto carina, arriva a metà coscia, e questa l'ho pagata a 12 euro. Poi scarpe, ho preso della linea White Fit il Comfort Fit queste scarpe qui. Sono delle décolleté in tessuto scamosciato e sono appunto fucsia. Hanno la particolarità di avere all'interno la suola in memory foam, quindi è molto morbida e molto comoda. La suola sotto è di gomma zigrinata, quindi è anche antiscivolo. E le ho pagate 14 euro. Di queste avevo preso il 39, perché il 38 mi sembrava troppo piccolo, però sono andata a provarlo. Il 39 mi rete chiede, il tagliato mi arrivava tipo qui, mi manca tutto un pezzo di piede, quindi ho preso il 38. Poi ho preso una maglietta, una diciamo canotterina blusetta, aspettate ve la metto, sono fissa col giallo quest'anno, ve lo dico subito. Ok, è fatta così, è fatta così, quindi ha questa parte più trasparente, ha questo volant qui a questa altezza, e ha le manichine che lasciano la spalla scoperta e poi si aprono un pochino, hanno appunto questa parte qui. La trovo adatta sia per uscire la sera, sia per andare ad una cena, volendo anche con un bel pantalone nero o anche bianco, come preferite, anche per andare a un matrimonio, e quindi la trovo molto versatile e poi comunque si adatta al mio stile di abbigliamento, e quindi appunto l'ho comprata. Questa l'ho pagata 11 euro, quindi pochissimo. Io conto di ritornare da Primark poi questo luglio con i saldi, con le mie sorelle, che stavolta Marco resterà a casa, perché poverino, sì, gli voglio tanto bene, è stato tanto caruccio che mi ci ha portato, però mi sono poi tutto il tempo qui sulle spalle a vedere quello che facevo, e non ero proprio liberissima di provare, di comprare, di girare come volevo, e quindi tornerò con le mie sorelle sicuramente e faremo quei 4-12 giri entrando e uscendo da Primark in una giornata, perché così si fa da Primark, così si fa, potete entrare e fare il primo giro di acquisti, poi fate un giro di centro commerciale, ci rientrate e prendete altre cose e poi fatelo un'altra volta, perché tanto sicuramente qualcosa ve lo siete perso nel frattempo, quindi girare. E concludiamo con un prodotto che io considero il top del top del top da acquistare da Primark, e sono le salviettine struccanti, le Oil Balancing Facial Cleansing Wipes per pelli miste e con la tendenza alle impurità, diciamo così, ai brufoli. E due confezioni le ho pagate 1,50 euro. Allora, io queste le ho scoperte quando sono andata a Londra, le avevo comprate, le ho riutilizzate, le ho ricomprate quando sono andata l'anno scorso con le mie sorelle da Primark, e continuano a piacere tantissimo, e sono in ogni busta 25, 1,50 euro. Salviettine di questo tipo non le comprate, non le trovate, e
quindi ve le consiglio, se avete l'opportunità di andare da Primark prendetele, perché sicuramente vi troverete bene, e, o almeno io mi ci sono trovata bene, mi piacciono molto. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete qualche curiosità sui prodotti che ho acquistato fatemelo sapere, e un bacio e al prossimo video, ciao!